Bella ragazzi, qui è il Cina e oggi finalmente siamo qui con un nuovo squad builder, questa volta molto più economico degli altri che avevo fatto, perché si tratterà di una squadra che ha il bug nel sangue, proprio in corpo c'ha il bug. Ora, perché sto facendo un video in live e non come i miei soliti squad builder strutturato e con quel format? Perché mi andava di farlo così. In pratica poi farò due o tre partite dove vi farò vedere un po' come gioca questa squadra. Prima di incominciare vi consiglio di passare dal sito di crediti onefifa.com e scrivere come discount code quando comprate Cina tutto minuscolo per avere il 5% di sconto. Ovviamente i crediti vi arrivano dopo 5-10 minuti neanche, affidabilissimo, l'ho già provato, quindi passateci in tanti ragazzi, il link è in descrizione. Incominciamo subito. In porta ovviamente noi abbiamo il nostro portiere Salvatore Sirigu, ebbene sì, perché questa si tratterà di un'ibrida tra Barclays, Ligan e Serie A, quindi praticamente una cosa assurda. In diciamo difesa troviamo il primo DC, che praticamente è il nostro super buggatone, che vi dico che è veramente buggato, Ogbonna. Dall'altra parte invece come DC troviamo un Argento, e adesso ora che lo troviamo si faranno i... Eccolo qua, Zuma. Ragazzi, questo giocatore è una cosa assurda, le statistiche parlano diversamente, ma in verità come forza fisica questo giocatore ha 99, cioè è una cosa assurda, praticamente non lo sposti mai. 74 di difesa in verità è 90, quindi ragazzi ve lo consiglio perché crea un bug infinito. Come terzino destro, ragazzi, andiamo un po' veloci, troviamo Van der Vie, il giocatore del Paris Saint Germain, che anche lui costa un pochettino, 17.000 crediti, forse adesso è diminuito di prezzo, perché io questi giocatori li ho comprati veramente tanto tempo fa, perché questa squadra la utilizzo quasi sempre per giocare per il bug. E con 82 di velocità veramente è un mostro, corre come un treno. Poi in TS ragazzi abbiamo un altro argentone, quindi per farvi capire che cavolo di squadra è, eccolo superato, Rafael Martinho dell'Hellas Verona, un brasiliano appunto con 92 di velocità, costa 10.000, sì, però ne vale veramente la pena, io ce l'ho in due squadre questo giocatore ed è una cosa assurda. Come CDC ragazzi, chi è che non potevamo non mettere? Pogba, Paul Pogba, che è veramente un buggatone. Ragazzi, io so che nella sua versione IF, SIF, quel cavolo che è veramente forte, però come sapete ormai voi giocatori esperti, i giocatori oro sono più forti, anche certe volte danno più bug dei giocatori IF o SIF. Quindi Pogba veramente ragazzi è una bestia, ma proprio una bestiona, eh. Allora sui due CC la scelta ricade su due giocatori che danno un bug, perché questa squadra, come ripeto, è la squadra del Millennium Bug. Quindi in pratica come CDC abbiamo il nostro Matuidi, che è appunto sempre del Paris Saint Germain, quindi vedete che inizia a formarsi la nostra ibrida più o meno per adesso tra Serie A e Ligue 1. Come CC dall'altra parte invece abbiamo Rajan Nainggolan. Perché questo giocatore? Perché questo giocatore, se vedete le statistiche, è molto completo e veramente, anche se di tiro a 72, ragazzi, in partita vi fa di quei tiri da fuori area che sono delle bombe proprio. Come COC ci vuole il biondino. Chi è il biondino? De Bruyne del Chelsea, appunto, sarà il nostro COC, che farà appunto triplice intesa sia con Rajan Nainggolan del Belgio, sia con Benteke, perché in realtà, signore e signori, abbiamo due degli uomini più buggati di questa storia di FIFA, ovvero Bentecchio, come lo chiamo io, Benteke, Christian Benteke. E in attacco, questo è il nostro pupillo, lo metterò anche nell'immagine di miniatura, che è appunto un argentone, ovvero Agbolahor, come lo chiamiamo, Agbolahor, che sono pure raffreddato, con 90 di velocità, ma proprio queste statistiche ragazzi di questa squadra non dovete neanche guardarla proprio,
cioè non dovete guardare le statistiche perché è un bug supremo. Quindi adesso andiamo a fare delle partite con questa squadra e vediamo un po'. L'intesa di De Bruyne si aggira intorno agli 8 se portiamo l'allenatore, appunto. Van der Vie, guardate che veloce, mamma mia, guardate che velocità, oddio. Van der Vie, Van der Vie, dentro Christian Benteke al primo minuto e 34. Christian Benteke riesce a piazzarla di testa nell'angolino. E appunto, ragazzi, questo per farvi vedere come prima partita, appunto, che questo qui quitta, perché la prima partita si deve quittare. Eccolo lì, eccolo lì, Angbollaor, ragazzi, fa quittare le persone. Eccoci qui, ragazzi, con la seconda partita. La prima sarà quittato, quindi vediamo un attimo Negredo, vediamo un attimo come sarà questa partita con questa squadra, diciamo, con un giocatore blu, un giocatore in form. No, 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 no. No, Nani, no, Nani, no. Ma che cazzo, ragazzi? Ma che cazzo? Nani di merda! Agbollaor! Mamma mia, che gol! Mamma mia, ragazzi! Agbollaor! Mamma mia, questi qui sono i tipici gol di Agbollaor che veramente sono devastanti per l'avversario. Non ci credo, no, dai, ragazzi. Agbollaor! All'82esimo! Per fortuna possiamo finire in parità, in pareggio. Questa partita nell'angolino, Agbollaor non sbaglia mai quando è da solo. Su, che culo! Pogba! Può tirare! De Bruyne! Oddio! Benteke! Pogba! Pogba! 3-2 al 90esimo! E finisce qui! Pogba! Ecco, crepo. Crepiamo insieme! Mamma mia, i bug dei 90 minuti! Oddio! Che roba! Che gol del cavolo! Agbollaor, Agbollaor, Pogba! Vai con la terza partita, ragazzi! Questa squadra, ecco! Ma figurati, adesso mi incula questo, Ve lo dico subito, cerchiamo di giocarcela bene, ragazzi, che siamo qua in diretta. Buonanotte. Oddio, oddio, Agbollaor! 1-0! Mamma mia, che cannonata, io lo sapevo che tirava una sborda. Agbollaor, mamma mia, che gol! Ogbon, ancora lui. De Bruyne! E c'è il gol deviato di De Bruyne! Il bug supremo! Mamma mia! Sti gol buggati! Dante, pezzo di merda! Agbollaor! Agbollaor! 3-0! Guarda, chi è? Sentite? Eccolo qui! Quittone di merda! La squadra di Agbollaor fa quittare la gente, oppure ai 90esimi fa gol. Quindi, ragazzi, io spero veramente che con questa squadra vi possa, diciamo, portare alla vittoria su FIFA. Quindi spero che il video sia stato di vostro gradimento. Lasciate un like, speriamo di arrivare a almeno 5500 like per il prossimo squad builder, che sarà di un'altra squadra ancora più buggata. E dal vostro Cina è tutto, al prossimo video, bella lì.